saluti dal Caravaggio, siamo qui con Gianluca Muro, il capitano di Michelangelo, che ha appena battuto per 8-3 il Baffo Gramellato del primo turno di Coppa Calcetto. Allora Gianluca, una vittoria schiacciante, forse un po' di vendetta nei confronti degli avversari per la partita di girone persa nel secondo tempo. Vendetta agonistica sempre, sempre, perché l'altro siamo anche frentisi, più agonismo, lo spizza meglio di vincere una partita, cioè, abbiamo visto tutto perché almeno dici siamo anche noi, non volevamo vincere la Coppa, preferiamo il campionato, comunque. Quindi prima vittoria per il Bar Michelangelo, che a questo punto supera contro i pronostici il turno di Coppa. Un Michelangelo che ha trovato finalmente l'assetto giusto con Malgiri là davanti, il portiere che sembra aver dato il grossissimo contributo a questa vittoria. Sì, sì, abbiamo fatto un paio di innesti, diciamo non forzati ma voluti, per dare un po' di spirito, altrimenti sai, quando non vinci mai ci sta un po' di abbandono, un po' anche per l'organizzatore, a rispettare l'organizzatore è un'altra cosa. Quindi un Michelangelo che dicevo passa il turno e quindi adesso deve onorare questa coppa, anche perché difficilmente passerete il turno di campionato, andrete playoff, quindi almeno si punta sulla coppa. Puntiamo sulla coppa a questo punto. Va bene, allora si spera per voi, perché siete delle persone corrette che hanno sempre onorato il torneo e l'organizzatore in guardare modo, di andare ancora più avanti in questa coppa. Ti faccio un in bocca al lupo. Grazie. Alla prossima. Speriamo nel sorteggio. Siamo qui con la Coppa Calcetto, è appena terminata la partita tra Bet Factor e Blue Brother con risultato di 7-4. Qui con noi c'è il protagonista della partita, Cavallo, autore di una doppietta. Finalmente si è visto un po' più di gioco da parte di tutta la squadra e è arrivata una meritata vittoria. Devo dire che la squadra oggi ce l'ha messo tutto per superare il turno. Comunque dobbiamo giocare sempre dando il massimo per nascondere le nostre lacune. Probabilmente l'innesto di Mocerino è stato decisivo affinché facesse girare meglio il pallone, soprattutto nella fase difensiva. Questo è vero, è stato bravo nella fase difensiva e anche nella fase di accoglienza. Da solo in avanti non riuscivo a cavarmi. Un omaggio al gol di Perrella. Voglio dare in Vangelo un 10 e lode, perché da un difensore a volte non si aspetta fare un gol così col tacco. Adesso chi speri di trovare ai quarti di finale? Un'altra squadra di Serie B o preferisci affrontare subito una di Serie A? Preferisco affrontare subito una di Serie A, però dobbiamo giocare sempre dando il massimo, sennò non passeremo il turno. Va bene, ringraziamo l'intervistato, da Caravaggio è tutto. Ciao, buonasera. Buonasera a Caravaggio, siamo qui con Andrea Siepec, grande capitano della pizza, che ha battuto 9-0 lo Chalet nel primo turno di Coppa. Allora, il massimo della pizza che passa il turno anche in Coppa, vittoria schiacciante contro uno Chalet maneggiato. La settimana scorsa aveva avuto qualche difficoltà nel primo tempo, oggi invece è stata una partita tranquilla, un risultato che è arrivato da sempre. Che dire, quest'oggi il campo penso ha parlato da solo. Oggi abbiamo avuto, con un paio di infortunati, siamo riusciti comunque a cavarci la nostra. Comunque abbiamo avuto l'appoggio di un amico, dato una mano, come Salvatore Basile, portiere, tripletta. Portiere Peppe Russolillo, grande. Quest'oggi ha portato la lotta alla parte inviolata, senza subire neanche un gol. Quest'anno non è mai successo, tutte le partite che abbiamo giocato, comunque infortuni del portiere, però abbiamo subito sempre, siamo usciti dal campo sempre con gol, due, comunque subito. Il massimo della pizza che punta a vincere anche la Coppa? Noi ci proviamo, sì, purtroppo se viene ben venga, però la cosa primaria del campionato. Può essere una distrazione la Coppa Calciotto o la snobberete? Noi non snobberemo niente, però come ti ho detto già, noi puntiamo al campionato, se la Coppa viene ben venga, noi possiamo trovare. Un'ultima domanda, visto che avete lanciato voi questa affronta la settimana scorsa, capito? No. Non c'è bello, no? Si è vinto di nuovo. Senza subire gol. Senza subire gol. Da dire, senza subire gol. Zero gol. È un caso? No, non è un caso. Purtroppo abbiamo avuto giocatori proprio come Voller e Criscuolo, Vincenzo, da dire, non questo di Francesco, Vincenzo, che ci hanno penalizzato un po' le prime partite, però oggi, come avete potuto vedere, senza di loro non subiamo neanche gol. E ne facciamo tanti, però. Vabbè, io ti faccio in bocca al lupo, perché la Coppa, salutiamo Voller e Vincenzo, alla prossima. È appena terminato l'8-8 di finale tra Boys Traiano e Carlito Straver con risultato di 12-7. Allora, partiamo da Gennaro Duccillo.
all'inizio siete partiti un po' contratti e diciamo hai salvato i tuoi probabilmente nel momento più difficile. Sì, abbiamo preso la partita sotto gamba e per poco non combinavamo la vittoria. Diciamo che comunque in generale si è visto subito, appena avete cominciato a giocare, la differenza di categoria si sentiva, però comunque il Calitos Strava come ti è sembrato come squadra? No, una bella squadra, poi l'hanno messo sul piano con il suo e hanno giocato molto bene. L'assenza di Florio secondo te è stata determinante? Tante. Adesso passate Giambattista, probabilmente lui in avanti che ha combattuto sin dall'inizio, gli altri erano scesi un po' spinti in campo adesso. No, non si tratta di essere spinti, si tratta, come ha detto Gennaro, di prendere una partita sotto gamba, poi l'importante è la vincita. A questo punto sperate di prendere un'altra squadra di Serie B o prendere una squadra di Serie A vi dà ancora più carica? No, ma ci danno carica tutte le partite, perché il calcio è bello Serie A, Serie B, Serie C, però meglio una squadra di Serie A, forse ci divertiamo di più. Va bene, ringraziamo gli intervistati. Ciao. Saluto la mia ragazza.